Questa volta è la Domenica Sportiva che offre le paste e le offre a Diego Armando Maradona, che a Cesena ha compiuto oggi 28 anni. Maradona, ecco, complimenti, tanti auguri, le può mangiare con la moglie, con la figlia. Un bel regalo però gliel'ha fatto anche Traini proprio all'ultimo minuto, sbagliando quel calcio di rigore. Prima di tutto grazie e un saluto per tutta la Domenica Sportiva. Ma a me dispiace per questo ragazzo che ha sbagliato il rigore, però credo che a lo largo dei 90 minuti credo che il Napoli ha meritato di più di quello che poteva raggiungere Traini con il rigore. Ci è mancato poco, il compleanno di Maradona ha rischiato di essere parzialmente rovinato proprio all'ultimo minuto della partita col Cesena. È stato quando, il Napoli in vantaggio per 1-0, l'arbitro Rosario Lobello ha concesso ai romagnoli un calcio di rigore per fallo di mano da parte di Francini. Le nostre immagini purtroppo non lo documentano a sufficienza, il fallo però è stato ammesso anche dall'interessato. Sul dischetto è andato Pasquale Traini, centravanti in cui spesso riescono le cose difficili, ma qualche volta incespica su quelle facili. E Traini ha mancato così il possibile pareggio per il Cesena. Ora dica la verità, ha voluto fare un regalo a Maradona anche lei? No, più che altro un regalo a Maradona, volevo fare un regalo a noi stessi, soprattutto perché ce lo meritavamo questo risultato positivo. Purtroppo non so che cosa sia successo, l'ho buttata fuori. Maradona ha potuto dunque esultare, abbracciare i compagni, stappare lo spumante. Proprio lui, d'altra parte, era stato l'artefice principale di un grande primo tempo che il Napoli aveva concluso in vantaggio di un solo gol, ma dominando gli avversari ben al di là del punteggio. Il gol oltretutto era stato segnato da Carnevale sul lancio di Maradona in sospetta posizione di fuorigioco. È impossibile però verificare con le nostre immagini la situazione al momento del lancio. Lo stesso Carnevale aveva tuttavia colpito poco prima il palo. Preso in custodia da un grintoso Chiti, Carnevale è ugualmente apparso in spalla ideale di Maradona, concreto e veloce, eppure disinvolto, forse troppo disinvolto. E ancora Maradona, primo attore nella ripresa, con due calci piazzati che hanno severamente impegnato il portierone del Cesena, Sebastiano Rossi. Bravissimo Rossi, ma anche furbo, perché alla mezz'ora, su calcio d'angolo battuto da Maradona, l'estremo difensore cesenate ha dato l'impressione di bloccare la palla al di là della linea. Questi due sprazzi di Maradona costituiscono però tutto quanto il Napoli ha offerto nella ripresa. Il Cesena infatti è pian piano cresciuto, ha intensificato il pressing sul centrocampo napoletano, ha arginato con maggiore decisione e si è fatto minaccioso anche col proprio libero, lo jugoslavo Josic. Poi l'episodio del rigore mancato. A scusare parzialmente il Napoli, l'assenza del brasiliano Alemão, che si teme purtroppo colpito da epatite virale. Ma è un fatto che il Cesena operaio, il Cesena umile costruttore di gioco efficace per il cuore, se non per la tecnica, è stato ad un passo dal pareggio. Per Agatino Cuttone è la conferma che i bianconeri sono sulla strada giusta. Certo, sicuramente il calcio è fatto così. Si cerca di contrastare la squadra avversaria con le possibilità che abbiamo. Le nostre possibilità quali sono? Essere una squadra ben coperta, utilitaristica e cercare di colpire l'avversario al fianco al momento che si scopre. Napoli molto bello, però soltanto nel primo tempo. Nella ripresa siete stati un po' in difficoltà, il Cesena vi ha aggredito di più. Sì, però non con molto pericolo. Noi avevamo la partita in mano, non è che il Cesena abbia stato molto pericoloso. Per quello il rigore, secondo noi...